bella ma, imbarazzo per Tiberio Timperi, la Rai mi straccerà il contratto. Imbarazzo per il conduttore di Rai 2, che scherza sul suo contratto con la Rai. Ospite di Rai 2 e più specificatamente di Bella ma condotto da Pierluigi Diaco, il conduttore Tiberio Timperi è stato un vero e proprio tornado, che ha sbaragliato le carte, raccontando la Rai ai suoi inizi, cantando Tony Renes, mostrando alla generazione Z come si faceva la radio ai vecchi tempi e chi ne ha più ne metta. Poi ha avuto modo di farsi fare le carte dalla cialtromante in quell'occasione, dove si è parlato di una donna misteriosa che conquisterà il suo cuore eccetera. Lui imbarazzato ha guardato dritto in camera e se n'è uscito così: dopo questa mia apparizione il contratto con la Rai verrà stracciato. Tiberio Timperi, tirerei fuori il cellulare, ma a Bella ma non si fa. Chi segue Pierluigi Diaco da parecchi anni, ormai, sa che non sopporta l'uso dei cellulari nella sua trasmissione. Basti pensare a quella scena diventata virale sui social Io e Te quando il cellulare di Vira Carbone squillò in diretta e il conduttore si infuriò tirando fuori una filippica che è stata oggetto di ironie. Ovviamente Tiberio Timperi, molto ironico, sa bene di questo, e infatti ha scherzato oggi in trasmissione. Tirerei fuori il cellulare, ma in questa trasmissione non si fa, e ha poi continuando a scherzare con la cialtromante dicendo che avrebbe il numero di una psichiatra che gli è stata molto utile. Alla fine le ha fatto i complimenti per la sua improvvisazione e per tutte le cose che ha detto seguendo le carte posizionate sul tavolo. Pierluigi Diaco sorpreso da Tiberio Timperi, non parlo di donne. A inizio puntata Pierluigi Diaco, ospite a Memore Migi venerdì, ha ricordato Sandra Milo perché stamattina si sono tenuti i funerali che hanno commosso tutti coloro che la conoscevano e che la amavano e la ammiravano come persona e donna di spettacolo. Tiberio Timperi ha raccontato che era un'ospite molto impegnativa, ma assolutamente stimolante, perché non si sapeva mai come sarebbe andata a finire. Poi è iniziata l'intervista al conduttore dei Fatti Vostri, in coppia con Anna Falchi, che ha lasciato spiazzato il collega quando ha detto: "Non parlo di donne, ma con le donne", e non ha aggiunto alcunché sulla sua vita sentimentale. Infine ha lanciato un pensiero per la Rai del futuro: spera che sia meno globalizzata perché secondo lui la globalizzazione non è sempre un bene, bisognerebbe che si mantenessero sempre delle specialità.